Forza Viola sempre e comunque un saluto a tutti da parte del vostro India Violato. Allora, video del giorno dopo di Napoli-Fiorentina 6-0. Lo scoramento ancora è tantissimo. Io ho dormito poco, ho provato a smaltire un po' la rabbia, anche se è veramente tanta. E dico, perdere ci sta, ma essere umiliati. Questo mi dà veramente, veramente fastidio. È difficile da buttare giù. Venire umiliati perché una squadra in campo non esiste è una cosa che veramente non mi va giù proprio. Prima di parlarne voglio fare dei ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno richiesto l'amicizia, a tutti quelli che hanno accettato la mia amicizia. Vi chiedo cortesemente di andare sulla pagina dell'India Violato a mettere il mi piace, iscrivervi anche al canale YouTube per non perdere nessuno dei miei contenuti, anche perché poi dopo più in qua penso a breve per me sarà quasi impossibile accettare altre richieste di amicizia. Quindi andate, mettete mi piace alla pagina dell'India Violato, perlomeno sarete sempre aggiornati su quello, su tutti i miei argomenti, su tutti i miei contenuti. Allora, guardo perché ho un monte d'appunti da leggere, da sviscerare per questa partita qua. E partiamo allora. Voglio partire prima dalla società, perché io mi sono rotto le scatole di sentir parlare solo ed esclusivamente di stadio, di centro sportivo, di tutte queste cose belle, bellissime. Facciamole al più presto possibile perché la Fiorentina ha bisogno di una nuova casa, di un nuovo stadio, perché i tifosi non devono più andare allo stadio a essere scomodi. Io sono il primo a dire bene, facciamolo. Però, come ha scritto anche il mio amico il Benzivendolo, ieri ho visto un suo post: basta, preferisco andare allo stadio e bagnarmi e vincere e avere una squadra forte, dei giocatori forti, che dover aspettare uno stadio per non bagnarmi, per non prendere freddo, per stare comodo a sedere, che poi a sedere non si sta perché allo stadio si sta in piedi e si canta, e avere una squadra che non compiccia nulla. Quindi questo è una cosa veramente da prendere proprio, non so come dire, cioè deve essere proprio il primo fondamento che la società deve avere. Ci deve essere un progetto tecnico. Lo stadio, il centro sportivo, sono tutte cose che vengono in un secondo momento. Il problema è ora. È ora che bisogna avere una squadra che debba andare su tutti i campi e debba perlomeno cercare di mostrare il proprio valore, perché qui ragazzi si va a fare le figure di cacca da tutte le parti, tutte le squadre, chi viene a giocare in casa da noi e quando si va fuori e ci pigliano a pallonate. Quindi ragazzi, ci vogliono acquisti subito, abbiamo dato via gente, cioè si fanno cambi, non c'è nessuno che possa prendere il posto di questi giocatori. Però mi rendo anche conto che come fai ad andare a proporti te come società, come squadra, a un giocatore se fai queste figure cascine in questa maniera, se vai a perdere 6-0 a Napoli senza mostrare un minimo di orgoglio. Un giocatore, come ho detto ieri e lo ha detto anche Prandelli, quando si va a comprare un giocatore si va a comprare prima la sua testa. Ma se nella sua testa vede una Fiorentina che è così sgonfia, senza orgoglio, se non lotta perché non c'è un progetto tecnico dietro, io voglio sapere come può essere possibile che un giocatore possa venire alla Fiorentina in questo momento. Mi rendo conto che sia difficile. Non basta con le scommesse, io non ne voglio più le scommesse. Io voglio giocatori, come ho detto prima, pronti, giocatori che fin da subito arrivano e ci mettono impegno, ci mettono costanza, ci mettono professionalità. Perché non si possano più vedere queste cose, le scommesse si possono anche avere, ma quando c'è una squadra dietro, quando ci sono della gente che vedono i giovani e se fa le cose non deve fare e lo tirano per l'orecchio e gli dicono: senti, testina, e qui bisogna correre, qui bisogna darsi da fare perché se no non si guadagna la pagnotta, capito? Quindi
basta con le scommesse. Giocatori, giocatori pronti, serve un progetto tecnico, poi lo stadio, centro sportivo, tante cose belle, però prima serve la squadra, altrimenti si va a fare le figure di cacca, lo ripeto per non dire altre cose, su tutti i campi d'Italia, su tutti i campi della Serie A. Il buon commesso è arrivato e in 4 giorni si è preso delle bastonate anche lui fra Emmy e Bat. E poi la partita di Napoli, che io, ragazzi, fossi stato allo stadio, e meno male siamo in un periodo così, vi immaginate se si fosse stati allo stadio, la gente poteva andare, la squadra è andata a Napoli, che macello ci sarebbe stato ieri quando arrivavano ieri sera a Campo Marte. Meno male per loro, meno male, forse non se ne rende ancora, è per questo, perché siamo in un periodo così che non sentono magari i tifosi troppo vicini, forse loro, anche se noi siamo sempre vicini e si soffre come bestie. Quindi ora passiamo alla squadra, una squadra senza personalità. Ora, io ero andato anche in trasmissione alle di radio, ci credevo dopo la partita con l'Inter, voi venitemi a dire chi non credeva che a Napoli si potesse fare una partita decente, che poi ci stava di perdere, per l'amor di Dio, non lo metto in dubbio, ma dopo il secondo tempo della partita con l'Inter, che li abbiamo messi sotto, voglio dire, abbiamo giocato con una formazione normalissima perché avevamo 2 punte, avevamo gente nel proprio ruolo, gli abbiamo imposto il gioco, cioè, voglio dire, ieri sera l'Inter ha vinto abbastanza facilmente con la Juventus, quindi non li abbiamo messi sotto in Coppa Italia, eppure all'inizio giocavano magari con la seconda squadra, che comunque le riserve sono giocatori più quotati e più pagati di tutta la nostra rosa, poi dopo comunque alla fine li hanno messi tutti e sappiamo come la è andata, e noi li abbiamo messi sotto. E poi dopo 3 giorni vai a Napoli, prendi il gol dell'1-0 e ok, ci può stare, anche se lì mi arrabbio come una bestia, perché tutte le volte si gioca con le squadre, vedi se c'è Immobile, se c'è Lukaku, ci segnano tutti più forti, ma io dico, ma quando ti entri in campo, anche te giocatore di una squadra, oh ragazzi, occhio a Insigne, oh ragazzi, occhio a Immobile, ci segnano sempre, sono sempre liberi. Allora che tutti i nostri stanno tutti a pascolare mentre gli attaccanti forti delle altre squadre si fanno sempre trovare liberi? Perché non ci siamo con la testa. Quindi io dico, dopo la partita con l'Inter era normale aspettarsi una partita con il Napoli che fosse un attimino diversa, e invece proprio, ragazzi, non abbiamo fatto niente. 2-0, poi il margine è stato ancora più sottile e quindi non si poteva magari recuperarla già sul 2-0, perché sarebbe stato troppo, troppo difficile, però comunque tutti ci aspettavamo una sveglia, cioè, ragazzi, qui invece proprio sul 2-0 si sono sgonfiati. Abbiamo subito il 3-0 dove Insigne si è fatto metà campo tutto da solo e nessuno che gli abbia tirato una pedatina, una spallatina, l'avesse buttato giù. Ragazzi, ma finire una partita a Napoli 6-0, perdere 6-0 e non avere nemmeno un ammonito, queste sono cose gravi, ragazzi, vuol dire non avere veramente idea di quello che siamo andati a fare, perché significa tre cose: uno, che non ti interessa; due, che sei un masochista perché ti piace farti prendere per il culo, e scusate la parola; tre, che i tuoi attributi sono veramente microscopici. Perché non è possibile finire il primo tempo 4-0 e non provare nemmeno a fare qualche cosa nel secondo tempo. Cioè, la partita è bella e finita. Quindi, signori, qui va cambiato veramente registro. Va cambiato veramente registro. Anche perché, ora, io, buon Prandelli, io ti voglio bene, però bisogna che faccia come lui pensa. Coi Cagliari avevamo giocato con 5 difensori, l'abbiamo portata alla fine con fatica, è la nostra dimensione, ragazzi. A me mi vengano a dire che dimensione, non dimensione, la dimensione di quest'anno è la salvezza, c'è niente da fare. Quindi noi non ci possiamo permettere di andare in un campo come a Napoli
e di giocare con Ribéry, Calleon e una punta, e poi avere come mediani Amrabat e secondo mediano Hillè e Castrovilli. Così ci pigliano a pallonate a prescindere che tu ci possa mettere orgoglio o meno. Poi peggio perché non hanno messo orgoglio, non hanno tirato fuori gli attributi e quindi è venuta fuori una partita in questa maniera. Io sono veramente sconcertato. Ho dormito poco, mi girano le scatole ancora, sto provando a smaltire la rabbia, ma è difficile, è veramente difficile, ci proverò, mi ci vorrà qualche giorno. Io credo che anche voi siate del mio stesso pensiero, quindi fatemelo sapere nei commenti. Io vi ridico un'altra volta, iscrivetevi alla pagina, mettete un mi piace, anche su YouTube se volete. Andate e iscrivetevi. A breve penso che attiverò anche il canale Instagram, quindi anche lì sarò presente. E vi lascio, ma prima di lasciarvi, senza avervi detto forza Viola, sempre e comunque. È difficile, cerchiamo di stare uniti, cerchiamo di non farci sopravvalere dalla rabbia, perché il momento è difficile, ma ne possiamo uscire se tutti insieme pensiamo a quello che dobbiamo fare. Ciao ragazzi, alla prossima, un saluto dal vostro India Violato.